Mettiamo in onda. 22H2, vi è piaciuto? Siamo ancora qui a parlarne perché in tantissimi ci avete chiesto: ma come fate ad usarlo già? Come fate ad averlo già in anteprima? No, no, cioè qualcosa non ci torna. Allora bitinbit.tech, il vostro bar tecnologico di fiducia, vi dirà cosa fare. Io sono Luca. E io sono Amo. E vogliamo spiegarvi proprio come poter avere già subito, senza aspettare settembre, ottobre, che dicono è la finestra di lancio, di Windows 11 22H2. Innanzitutto dovete entrare nel programma Insider. Se non sapete che cos'è, come fare, adesso facciamo una piccola panoramica su che cos'è questo programma Insider, ma abbiamo già fatto un video al riguardo che trovate direttamente in descrizione o qua sopra. Ho perso il microfono. Scusate. Per oggi metto la clip, non ho tempo per sistemare. Dai. Tu moglie mi sta fatto re. Ma letteralmente. Sta travagliando praticamente. Siamo qui a registrare, ma vi rendete conto? Eccoci tornati. Come detto, non abbiamo molto tempo, perché insomma, quando esce, esce. Da non confondere, attenzione, no, perché ti hai parlato di programma Insider. Non è un programma nel senso software applicazione. No, è un programma di iscrizione. Tu ti iscrivi a questo programma Insider, quindi fai parte di Windows Insider, che appunto, come ha spiegato lui, si trova al video che spieghiamo tutto al riguardo. Ma quello che dovete sapere è in realtà semplicissimo: per poter utilizzare Windows 11 22H2 dovrete entrare in questo programma e utilizzare il canale preview. Programmi, canali, è un po' complicato. Praticamente Microsoft ha dato la possibilità ufficiale a persone di testare novità e novità e basta. Novità, fix, esatto. Features. Questo perché? Perché a volte magari la costruzione, la creazione e il risolvimento di alcuni problemi funziona meglio se hai un feedback diretto. Quindi certo. Un po' tutti i programmi hanno sì, sì, canale, sì, ma infatti beta, è una cosa bellissima. Robe. Secondo me questa cosa, questo programma Insider è geniale perché hanno un feedback diretto. Ma perché vi stiamo dicendo? Uno dice: vabbè, solite storie, grazie tante, devo installarmi una beta. Aspetta! Perché non è proprio così. Il canale preview, anteprima, non è una beta. Scusami, da spino. Vuoi un ciottino? No, meglio di no, perché poi io finisco io all'ospedale con mia moglie. Ci sono tre canali principalmente: canale per sviluppatori, canale beta e canale anteprima. Il canale anteprima è praticamente il prodotto finito, ma non ancora fornito all'utente finale, ok? Però è un canale che potete, volendo, potreste utilizzare tranquillamente come il vostro canale stabile, come installazione stabile di Windows 11, perché veramente non c'è quasi differenza, è solo una differenza di distribuzione sostanzialmente. L'anteprima ce l'hai subito, quello stabile arriva con Windows Update quando vedono che è tutto ultra mega a posto, quando magari anche gli altri sono pronti, perché a volte esatto. Anche Windows comunque aspetta magari che AMD, Intel abbiano i supporti, abbiano i migliori aggiornamenti per il loro nuovo sistema, per cui dice: ok, guardate, sta uscendo questo, preparatevi anche voi prima che facciamo il lancio ufficiale, così che tutti assieme sì. Sì, sì, infatti proprio queste compagnie stanno lavorando per aggiornare i propri driver, per cui potrebbe essere tranquillamente anche questa una motivazione per la quale hanno inserito il canale di anteprima. Ma tenete conto che per Microsoft già il canale beta è un canale abbastanza stabile per chi vuole subito le features. Com'è che le chiami features? Novità. Novità? No, features non sono novità, sono... Le features. Perché le novità non sono features. Va bene, va bene. Unica differenza è che è proprio, sempre parlando del canale di anteprima, preview, loro lo consigliano proprio anche agli utenti finali commerciali. Dicono: volete stabilità massima? Andate di quello e siete tranquilli. Per cui, se volete avere tutto subito, non riuscite ad aspettare, sappiate che in questo canale potete farlo. Se volete stabilità e sicurezza, sicuramente evitate come la peste il canale dev. Sviluppatori sarebbe. A volte ci sono anche solo delle prove, esperimenti, test, sì. Cose che non arriveranno mai da nessuna parte. Attualmente però abbiamo una novità. Esatto, che è la tanto attesa, annunciata in tempo fa, delle schede in Explora File, i tabs. Ovviamente stanno facendo il rolling out, questi termini in inglese, io non so come farlo in italiano. Non è rodaggio, perché il rolling out è tipo la distribuzione un po', stanno cominciando a distribuirlo, diciamo. Non a tutti quelli che sono nel canale dev, attenzione, però stanno buttando, per cui stanno cominciando ad inserirlo nel canale Insider, cosa che prima era scappata fuori così
per sbaglio, perché qualcuno aveva smanettato un po' troppo e allora erano riusciti a trovare questa feature nascosta. Poi l'hanno presentato ufficialmente con il famoso evento. Fatto il coming out. Esatto, hanno fatto il coming out. Esatto, auguri, giugno, festa del Pride. E basta. Interessante, interessantissimo. Ecco come fare ad avere Windows 11. Ma se a me gira che non voglio far parte dell'insider, ma voglio subito il 22H2? Fai parte dell'insider e esci. Esatto. Quello è un modo. Se siete entrati nel programma Insider e volete uscire, abbiamo un video dedicato. Attenzione, attenzione, diciamo subito che non è che... No, non funziona così, perché c'è tutta un'epopea di quel tipo di... Che tipo? Mortaccia tua, che si era presa. Va bene, quello combinato non so cosa. No, sappiate, se voi entrate nell'inside, nel programma. Perché Insider, era nel canale Dev, ecco, no, attenzione. Questo è importante saperlo, hai ragione. Se entrate nel canale Dev, l'unico modo per uscirne è reinstallare tutto Windows. Se invece siete nel canale beta o di anteprima, fate la disiscrizione e dovrete attendere il primo aggiornamento disponibile sul canale stabile. Giusto? Giustissimo. Hai fatto un doppiaggio impeccabile. Ammazza. Sappiate però che dovete attendere fino a quel momento, per cui se adesso voi fate l'aggiornamento 22H2 e uscite domani, dovete aspettare prima che arriva ottobre, che esce l'aggiornamento 22H2, poi che esce l'aggiornamento dopo, per cui vi conviene ristallare e formattare. Dipende dalle esigenze, comunque non è che vi appaiono delle scritte, dei watermark, robe del genere, sulla 22H2 sono state rimosse tutte quante, quindi... Personalmente, se siete frementi delle novità di Windows, potreste anche rimanere in quel canale Insider, onestamente non dovreste sentire alcuna differenza dal canale stabile. L'unica rogna può essere il ratio di aggiornamento, che nel canale stabile è ogni tot, nel canale Insider è quasi ogni settimana, quindi se vi rompono un po' gli aggiornamenti continui, sappiate che nei canali Insider di norma ce ne sono un pochettino di più. E per questo video era tutto, speriamo vi sia stato utile, speriamo che era quello che cercavate. Se volete sapere come fare ad avere anche Windows 22H2 senza entrare nel canale Insider, sappiate che c'è anche modo di farlo, è vero. Però è tutta un'altra storia. E... magheggi particolari, se volete che approfondiamo fatecelo sapere. Ah, tra l'altro, se avete qualche amico nell'Insider potete anche scaricarvi l'ISO, eh? C'è l'ISO Insider, ve lo fate avere, oppure vi iscrivete, non fate, insomma. Fateci sapere cosa volete. Iscrivetevi. Voi, commentate. Ci vediamo alla prossima. Vado da mia moglie che è lì che sta partorendo sul divano. Ciao ragazzi!